Volete sentire, come dice Max Mariola, The Sound of Love? L'ultima ricetta l'abbiamo salutata in francese perché abbiamo fatto... Abbiamo fatto la soupe all'oignon. Ecco, se ve la siete persa andatela a recuperare. Una bella ricetta. Oggi si parla inglese perché andiamo in Irlanda. Oggi è il 17 marzo, ovvero... San Patrizio. O perlomeno è San Patrizio nella finzione di YouTube, perché oggi non è San Patrizio, ma noi che abbiamo tutto calcolato, sto video voi lo state vedendo a San Patrizio. San Patrizio, protettore d'Irlanda. Se c'è una ricetta che è proprio irlandese, è lo stufato di manzo alla Guinness. Che noi facciamo, devo dire, ogni San Patrizio, ormai a casa è tradizione, quindi volevamo condividerla con voi. Facciamo un misto tra la ricetta originale, quella tradizionale irlandese, e un paio di tocchi che abbiamo perfezionato nel corso degli anni. Anche perché, se no, perché state a guardare la ricetta sul canale nostro? Questa è la ricetta di Where the Food Is Go. Sì, quella che piace a noi. Bando alle ciance, cominciamo. Ingredienti. Per questa ricetta vi serviranno 1 kg di cappello del prete, carote, cipolle, aglio, alloro, sedano, concentrato di pomodoro, timo, paprika affumicata, farina, pepe, sale, olio extravergine d'oliva, salsa di soia, brodo di manzo e ovviamente la Guinness. Io vorrei fare una piccola premessa. Non tutti amano il sapore della Guinness, è molto particolare. Non fermatevi a questo pregiudizio. Amici che non la bevono, usata in cucina a casa nostra, l'hanno apprezzata molto, quindi fidatevi. E quindi, cara, iniziamo. Allora, cari amici, per questa ricetta abbiamo scelto un cappello del prete. Questo taglio si chiama in diversi modi a seconda della regione dalla quale provenite in Italia. Si chiama pure sotto paletta da qualche parte, comunque il cappello del prete. Perché ci interessa? Perché è ricco di tessuto connettivo, di collagene, quindi un pezzo che con una cottura prolungata ci darà tanta soddisfazione. Lo andiamo a cubettare. Primo trucchetto di Where the Food Is Go. Noi quando facciamo qualsiasi spezzatino o stufato, i pezzi di carne li tagliamo molto grossi. Non li tagliate della dimensione che avete in mente che vi verrà poi nel piatto finale, perché contate che questi si riducono quasi della metà. E quindi poi vi vengono tutti questi pezzettini rinsecchiti che non sono buoni. Il risultato finale è questo qui, dei bei pezzettoni di manzo con un bel contenuto di tessuto connettivo, quindi questi devono cuocere un bel po', se no non si mangiano. Filo d'olio in pentola, in realtà già qua io ho una mia perplessità. La ricetta che abbiamo imparato noi tanti anni fa e tutte le ricette che ho trovato in giro usano l'olio, ma a me mi sembra strano che gli irlandesi contemplino l'olio d'oliva nelle loro ricette tradizionali. Non lo so, loro probabilmente lo facevano col burro, col lardo. Comunque ce ne serve solo poco, giusto per dare una rosolatina alla nostra carne. La cosa fondamentale in questa fase è far fare la crosticina alla nostra carne e soprattutto fargli fare la reazione di Maillard, che ci dà quel sapore poi che ci ritroviamo alla fine nel nostro spezzatino. Ecco perché metto la carne in due volte. Quando mi finisce lo spazio in padella, i pezzetti di carne che metterei dopo mi vanno a finire sopra e non mi si sbruciacchiano. Crosticina, vedete? Qua dobbiamo arrivare. Mi scuso con l'Italia per il fatto di girare i pezzi di carne con una pinza da insalatiera, ma qui siamo ospiti nella cucina della nonna di Ale e quello che trovo uso. La crosticina comincia a vedersi, saliamo e pepiamo. Non vi preoccupate se vedete questo sbruciaticcio sul fondo della pentola, questo è tutto sapore, che poi deglassiamo con la birra. Tu dici, cara, ci siamo quasi? Sì. Puoi fare un commento sul profumo, che è l'unica cosa che non possiamo trasmettere? Beh, io sono svenuta 2 o 3 volte perché ho dovuto fermare le riprese. Primo turno fatto, togliamo questi, mettiamo gli altri pezzi di carne. Risaliamo e ripepiamo. Come pepe noi usiamo sempre questo qua, Tellicerri extra forte, un tipo di pepe molto profumato. Si trova, non è rarissimo, l'abbiamo trovato al Conad. Molto molto buono e da una marcia in più. Il mio
mio tesoro. Prossimo passaggio, tagliare le cipolle. Ce ne andrebbe una. Fabrizio voleva metterne tre. Siccome il segreto di un matrimonio duraturo è il compromesso, ne abbiamo messe due. Tagliamo le cipolle. Questo meraviglioso nettare degli dèi che è rimasto dalla cottura del manzo. Tanta bella cipolla. Io già così mangerei. Adesso a questo dobbiamo aggiungere uno spicchio d'aglio. Ah, facciamo due. Vabbè, facciamo due. Che professionismo nel taglio, guarda, guarda, guarda. Dici? Possibilmente non ci mettiamo il dito. Esatto. Che sennò poi viene troppo condito. Guardate come si stanno già stufando le nostre meravigliose cipolle. Si sente un po'? Che palle, che noia. Cioè queste sarebbero le cipolle stufate? Capite in che inferno vivo io? Da quasi 20 anni. Aggiungiamo 2 cucchiai di farina per rendere più cremosa la nostra salsina. Mi raccomando, come avete fatto per la zuppa di cipolle, fate tostare la farina, quindi rimestatela un po' prima di aggiungere gli altri ingredienti. Carote! Carote, soltanto carote tra noi. Madonna, questa è la nuova hit. Dopo i grandi successi di Bressanone o di E il Bibi di Nero. Ma c'era anche un'altra. Normandia, Canale. Ma la cosa figa è che voi Foodies ci mandate i video mentre cantate queste canzoni. Io penso che di video di Foodies che cantano Bressanone ne abbiamo in archivio una 30. Sono tutti fatti quelli che ci seguono, giustamente. Oh, a proposito, già che Alessia sta pulendo le bucce di carota, o tu che sei capitato per sbaglio su questo video, clicca su iscriviti e fai parte anche tu della community dei Foodies. La più figa di YouTube. Voglio tagliare qualcosa pure tu che sto tagliando a mezz'ora? Ma io sto facendo delle riprese, guarda, fantasmagoriche, guarda, tutti dei movimenti tecnici, che ne sai tu? Vieni a tagliare il sedano. Vabbè, vieni a tagliare il sedano. Oh, quanto sedano hai comprato? Quello che c'era. Dunque, abbiamo una foresta di sedano, ma a noi ce ne servono. Facciamo 3, dai. Così bastano. Ma la foresta di sedano non si butta nulla. Voi le buttate le foglie del sedano perché ci si può fare un ottimo pesto. Non le buttate assolutamente. In realtà lo potremmo fare oggi. Quasi quasi. Non è lungo. Restate collegati. E ora sedano e carote si tuffano insieme alla cipolla e alla farina nella pentola. Arrivati a questo punto si compie la magia. Cosa rende questo stufato uno stufato irlandese? Lei, l'unica e sola, Guinness, dal 1700 rotti che fanno sta birra in Irlanda. La ricetta prevede una bottiglietta così e poi si va di brodo. Ma io che sono esagerato, io ce ne metto 3. E perché ce ne metto così tanta? Perché la caratteristica della Guinness è di avere questi sentori amarognoli, cioccolatosi, caffettosi, che a me piace sentire proprio a livello esagerato nello stufato. Poi se vi piace un po' di meno, un po' di più, fate 4 bottiglie, 2 bottiglie, come vi pare, regolate di conseguenza l'apporto del brodo. Oh, wow! La prima soddisfazione di questa ricetta vi verrà data quando verserete la prima bottiglia, perché vi arriva sta zaffata di Irlanda. La Guinness che cos'è? È una stout. Originariamente era una porter. Porter e stout sono dei generi molto simili. Comunque stiamo parlando di una birra scura, quasi nera, colore che si ottiene dalla tostatura del malto d'orzo in maniera esagerata. Oltre al colore, questo tipo di tostatura regala al malto e poi quindi alla birra pure dei sapori tostati, di cioccolato, di caffè e di altri sentori che sono proprio quelli tipici della Guinness. Allora, qui adesso è il punto in cui andrebbe il brodo e io ci metto un'altra bottiglia di birra.
li lascio sapientemente un pochino nella bottiglia per fare un controllo. Dai! Per fare un controllo qualità. Che un piacere. La seconda bottiglia di birra è andata. Adesso qua, prima di metterci la terza, mettiamocela un po' di brodo, dai. Più o meno questo è un litro di brodo di manzo. Come si fa il brodo di manzo fatto bene? Andate a recuperare la ricetta della zuppa di cipolle. Vi metto la scheda come sempre da qualche parte. Lì abbiamo fatto proprio un focus sul brodo di manzo con tutti i passaggi. C'è anche il link al nostro blog www.guerdefurisgo.com con tutti i passaggi per fare bene un brodo di manzo. Ne abbiamo usato un litro. La terza bottiglia di birra me la tengo tra un po', tra una mezz'oretta, per dare ancora una marcata di sapore birroso. Prima di mettere la carne proseguiamo con gli ultimi ingredienti. Allora, ci mettiamo 5 ingredienti. 3 sono della ricetta tradizionale e 2 sono aggiunte mie, quindi dovesse esserci un irlandese all'ascolto, non mi cominciate a scrivere, non si fa così, lo so. Ma prima, ingredienti tradizionali. Timo. Poi, un'altra bottarella del mitico pepe Tellicerri e concentrato di pomodoro, 3 cucchiai. Io aggiungo un pochino di salsa di soia, che evidentemente mi sa che in Irlanda non è che se ne trovava tanta ai tempi. Secondo me ci sta bene. Ale, che l'hai assaggiata già, che dici tu? Beh, è buona, sicuramente. Un cicinin. E invece per esaltare la birra ci mettiamo un po' di paprika affumicata. Fidate che ci sta bene. Mi sono dimenticato, 3 foglie d'alloro. Cara, non ti sembra che manchi qualcosa in questo stufato di manzo? Giusto il manzo. Ecco che era. Questo è il nostro manzo di prima, che abbiamo ben rosolato, ovviamente si è raffreddato, ma adesso lo ributtiamo dentro. Terza birra. Ci teniamo a sottolineare che questo episodio non è minimamente sponsorizzato dalla Guinness. È vero. Anzi, ci teniamo a condannare la Guinness per non averlo fatto. Vuol dire, se gli avessimo chiesto. In pratica, ragazzi, la ricetta è finita. Adesso mettiamo il fuoco al minimo, facciamo cuocere 2 ore, 3 ore, fino a quando la carne non sarà tenera. Sono passate 2 ore e il risultato dovrebbe essere più o meno questo. Mamma, già è bello da qua. Adesso però io direi lasciare cuocere ancora mezz'ora senza coperchio, così si ritira tutto e ci fa una bella cremina da mangiare col pane. 1 hour later. Volete sentire, come dice Max Mariola, The Sound of Love? Questa è la consistenza che vogliamo. Mamma, e mo se maglia. Che ci fai con questo piattino? Adesso facciamo il test del piattino, vi faccio vedere come si è cotto. Non so se... Porca miseria! È una morbidezza imbarazzante. È atomico! La carne si taglia col cucchiaio, le verdure non si sono spappate e la salsina adesso la finiamo con 1 chilo di pane. Si sente quella punta di umami in più dal concentrato di pomodoro e dalla soia e soprattutto si sente la birra, si sente l'amarognolo della Guinness che differenzia questo piatto rispetto a qualsiasi altro tipo di spezzatino. Ovviamente questo stufato è già buono così. Se ci volete abbinare qualcosa potete abbinarci un purè di patate come da tradizione, potete tagliarci dentro delle patate e buttarle dentro l'ultima mezz'ora di cottura, oppure fate delle patate al forno e poi le mettete insieme nel piatto. Insomma, essendo un piatto irlandese, con le patate come contorno non sbagliate mai. Te la leggo la bramosia negli occhi. So che vuoi chiudere velocemente questo video perché... Io non posso più resistere, ragazzi. Ciao, buona serata, buon San Patrizio. Ragazzi, ci è uscita proprio buona stavolta sta ricetta, quindi correte a replicarla. Qui ho tagliato, ma sono 4-5 volte che cerco di dire correte a replicarla.
Ah, ce l'hai fatta! Trovate tutti i passaggi e i dosaggi sul nostro blog che è wetforisgo.com. Ricordate di lasciarci un like, di iscrivervi al nostro canale, di iscrivervi a Facebook, a Instagram e dovunque vi pare. Iscrivetevi pure in palestra perché vi servirà dopo aver mangiato questa ricetta. Da Alessia e Fabrizio, buon San Patrizio!